io dal nostro lavoro di tipo archivistico, in combinazione con i ragazzi della radio, per farvi raccontare da Milla, una delle ricoverate, come viveva qua dentro. Mi faremo ascoltare una sua lettera e poi vi racconterò due parole sulla sua vita, almeno per capire chi era questa donna. Di felicità attraverso gli oggetti del reverendissimo padre. Ho goduto attimi di felicità attraverso gli oggetti che mi portarono la sua santa benedizione. Sono stata ovviamente commossa ad aver avuto dalle sue labbra un saluto dopo... Allora, la rivoluzione basagliana è cominciata qui. Nel settembre del 62 venne riunito un gruppo di uomini, di ricoverati, non sulla base del fatto che erano degli agitati, ma sulla base delle caratteristiche sociali, per creare in Italia la prima comunità terapeutica in assoluto. L'esperimento della comunità terapeutica era stato fatto in Inghilterra, ma aveva un altro scopo. In Inghilterra si voleva creare un manicomio migliore. Basaglia voleva sfruttare quest'idea per abbattere il manicomio. Doveva essere un modo per portare le persone che vivevano ormai nell'istituzione al di fuori di essa, riacquistare la socialità, riacquistare i rapporti con gli altri e poi in futuro, si spera il prima possibile, uscire da quel cancello. Sarebbe stato figo. Direi sì. Guarda. Alla mano di me, dare lui. Può fare qua. Cos'è? Del Museo Reina Sofia di Madrid, che è un museo di arte contemporanea, il titolo esatto è Museo Nazionale Centro d'Arte Reina Sofia, Alba Colomo del Nottingham Contemporary e Susanna Calo, che è invece una ricercatrice che si occupa di quello che è stata la critica istituzionale nel contesto francese, quindi negli anni 70 e poi negli anni 80, come anche lì, anche in Francia, c'è stata una lunga traiettoria di critica istituzionale. Un po' la domanda che magari voi fate, ma perché proprio loro? Perché ci sono loro qua? Perché in questi ultimi mesi, in questi ultimi anni,
anche attraverso dei lavori che abbiamo fatto insieme si è costruito un rapporto tra interessante, no? Perché le istituzioni totali, ma anche questa questione dell'arte, no? Anche l'arte può essere chiusa, ma anche l'arte può essere un inizio di liberazione, no? Che sono parole che valgono anche per noi, no? Nelle nostre pratiche cerchiamo di essere un collettivo che cura, cerchiamo di far sì che gli spazi siano spazi che si attraversano e non spazi dove si resta, no? Spazi che si possono percorrere in entrata e in uscita. En Nicosia siempre nos consideramos como un espacio de libertad, un espacio no terapéutico, pero que resulta terapéutico como consecuencia de un hacer colectivo, de un hacer abierto. Trabajo con Radio Fragola, trabajo con Pancho, con los colectivos con los que hemos estado trabajando en red, ha sido muy importante para el proceso de trabajo con la propia institución, de análisis de la propia institución y de intentar tocar la institución, ¿no? Porque son instituciones que parece que no se puedan tocar. Questo bellissimo manicomio provinciale modello del sistema Colonia sorge in una splendida plaga. Apre sfondo verdeggianti colline, mentre davanti ad esso si apre la pianura dell'Isonzo. La località è salubrima. Varcato il cancello d'ingresso, attraversando un vasto piazzale coltivato a giardino, si trova l'edificio dell'amministrazione. La nostra cooperativa quest'anno ha lavorato sul tema dell'HIV, sia nelle scuole, in particolare nella città di Trieste, ma anche il gruppo di Radio Fragola Gorizia che ha organizzato il festival ha fatto un lavoro durante quest'estate di ricerca e di interviste a medici e persone comuni girando per la città di Gorizia sul tema HIV, con l'obiettivo di cercare di fare quello che purtroppo spesso non si fa, parlare di questi temi. Al banchetto trovate del materiale informativo e trovate anche dei preservativi che, oltre a poterli usare per il piacere, hanno un proprio codice che potete fotografare con l'applicazione del cellulare e linkarvi direttamente a queste interviste, che è il frutto del lavoro che hanno fatto i ragazzi di Radio Fragola, che anche ringrazio, come ringrazio tutti i colleghi che spinano le birre da un bel po' di ore. E per cui godetevi la serata, se volete venire al banchetto abbiamo alcune cose da poter regalare, ci sono materiali anche delle campagne degli anni passati. Il tema dell'HIV, come delle malattie sessualmente trasmesse, come della sessualità in generale, per noi è un tema sensibile ed è uno di quei temi che per esempio dovrebbero far parte del nostro prenderci cura delle generazioni più giovani. Perché verifichiamo che purtroppo su questi temi non hanno spesso punti di riferimento adulti, perché se è un tabù a casa, è un tabù da scuola, di fatto spesso non è organizzata per educare da quel punto di vista là, e quindi noi col nostro lavorare cerchiamo di spingere anche culturalmente perché ci sia un approccio, un'educazione alla sessualità che duri tutto l'anno a partire dai giovani, perché è un discorso di salute e anche di diritti fondamentalmente. Niente, buona serata a tutti, vi lascio agli amici della bisiaccheria, grazie ragazzi, Maestaf Africa, divertiamoci, buona Bravo. Serata. Thank you.
la scia del passato ha lasciato cadere la tomba. Siamo fatti di acqua H2O e quindi non lo so, con Matteo ci metto il flow e non mi ricordo tu come ti chiami, mi dispiace, perché quando penso ai nomi non trovo pace, non trovo neanche il senso nei cognomi, perché siamo tutti quanti una risata come fa Naomi. E non lo so, però mi chiedo dove sia Adam che è sparito, e non lo so, io adesso mi muovo così a caso come il mio dito, e poi qua c'è Guillermo che fa le foto e ci mettiamo tutti quanti in moto. Se ti fai panini, chi spina le birre, non lo so adesso più che cazzo dire, questo è un ripasso. E io me la spasso, sette me la spasso, sole, noi siamo fatti di acqua, fino a quando fuori piove, noi siamo fatti di acqua, finché non sorge il sole, noi siamo fatti di acqua, fino a quando fuori piove, dai, noi siamo fatti di acqua, finché non sorge il sole. Scansonate da una chitarra, negli occhi di mio nonno c'è sta un tempo, quando la sua città era un pavone, bellezza gira gira e fai la ruota, c'era un bambino a lui seduto accanto, memorizzava tutte le parole. A tocchi la campana suona, fatela ballare la romanina. Caffarella, giostra e pinetina, mi ha insegnato che la vita non è un gioco, però ci si può scherzar. Mando un forte abbraccio a te la nonna, quella grande bella donna che fu l'immagine della tua città. Come sei bella Roma, quando la sera mi prendi il cuore, canti la ninna nanna ai tuoi bei figli, mio dolce amor. Come sei bella Roma, quando la notte mi fai sognar. It's yours.
Il